Pensioni scuola dal 1 settembre 2023, scadenze e modalità. Le scadenze: personale docente, educativo e ATA 21 ottobre 2022, dirigenti scolastici 28 febbraio 2023. Quali domande? Cessazione per dimissioni volontarie dal servizio, permanenza in servizio, revoca delle istanze, richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata, 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, ma non hanno ancora compiuto il 65° anno di età. Come presentare le istanze? Le istanze devono essere presentate tramite la funzionalità POLIS. Presentano la domanda in formato analogico o digitale il personale in servizio all'estero, il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, il personale che richieda il trattenimento in servizio. Domande per il part-time. Nella richiesta esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time, superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza. Rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda. È necessario l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati entro 30 giorni dalla scadenza prevista l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso. Sistemazione delle posizioni. Le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate dagli ambiti territoriali provinciali del MI o dalle istituzioni scolastiche entro la data ultima del 12 gennaio 2023. Accertamento del diritto a pensione. L'accertamento del diritto sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MI per la successiva comunicazione al personale entro il termine ultimo del 18 aprile 2023.